Lisa Festa, quanti anni hai? Ora ne ho 28, la parte sinistra, e 7, la parte destra. Cosa vuol dire? Significa che 7 anni fa ho avuto un ictus e mi ha bloccato tutta la parte destra, anche la parola. Ripetevo sempre sì no Miami, sì sì New York. E ho avuto questa esperienza meravigliosa, tutti quanti mi prendono per pazza perché è un'esperienza appunto straordinaria. Ho conosciuto persone indimenticabili in questo cammino, tra cui Nino Basaglia che mi ha fatto, ho avuto il grosso recupero nel suo centro, San Giorgio. Un'esperienza meravigliosa, dici. Di che cosa hai imparato? Ho imparato a non mollare mai, soprattutto quando ero in coma e sentivo dire questa ragazza rimarrà per sempre invalida, questa ragazza non parlerà mai più. E ho imparato appunto con i miei genitori, grazie appunto all'aiuto dei miei genitori, degli amici che mi hanno sostenuto, a, diciamo che i primi due ospedali sono stati negativi, totalmente negativi, perché dicevano che non c'è nulla da fare per me. Nonostante tutto abbiamo fatto l'impossibile con visite private, abbiamo trovato Nino Basaglia, questo centro che è molto importante a San Giorgio di Ferrara, e mi ha preso per mano per il nuovo cammino della mia vita. Lì ho imparato a relazionarmi, ero in casa della carrozzina, scherzavo sulla mia malattia. E c'è un'esperienza veramente fantastica perché ho conosciuto persone indimenticabili. Io se dovessi tornare indietro la rifarei. Che ti ha aiutato in questo processo, perché arrivare a parlare come parli tu adesso e ad aver scritto anche due libri sulla tua malattia, insomma sembra quasi che qualcosa ti abbia dato la forza e il coraggio. Dove l'hai trovati? Io ero sicura di riuscire ad alzarmi dalla carrozzina, sicurissima. Ero sicura di muovere il braccio, di muovere la mia gamba, ovviamente in malo modo perché tutta la parte destra è più pesante, però avevo paura di non poter comunicare. Io ho ascoltato tantissime canzoni italiane per riuscire a recuperare l'uso della parola, e tra cui una che mi rispecchia, che uno su mille ce la fa. Se sei a terra non si sciare mai, se ti diranno se è finito non ci credere. E infatti mi ha fatto la seconda prefazione del mio secondo libro, Se sì New York, Gianni Morandi. Il professor Basaglia ha detto che ti ha aiutato. Cos'è che è importante che facciano i medici, gli infermieri, il personale sanitario che sta accanto a persone che hanno vissuto quello che hai vissuto tu? E secondo me è importante appunto l'empatia, ciò che diceva prima il professor Basaglia, ma soprattutto curare l'altra persona come se dovessimo curare noi stessi. Io mi sono sentita trattata così da lui, proprio lui si è messo al posto mio. Lui ha fatto tutto quello che poteva fare anche su di lui e l'ha fatto con me. È una cosa straordinaria questa. Lisa, se dovessi dire qualcosa a una persona che vive ancora oggi, una situazione difficile come l'hai vissuta tu, che cosa diresti? Io direi non mollare mai, di riuscire a combattere, cercare tutto l'impossibile e di leggere i miei libri che appunto posso aiutare, posso dire sul morale grazie ai miei consigli, alle mie battute. Io mi prendo sempre in giro, scherzo sulla mia malattia, sulla mia disabilità, chiamo la mia manina destra Fonfa, io che non posso più usare i tacchi a spillo, quindi zoppico, quindi insomma scherziamoci su, perché la vita è una cosa bellissima. C'è una cosa che dice sempre un nostro amico Gandhi, che dice vive come se dovessi morire domani e impara come se dovessi vivere per sempre, che è una cosa straordinaria, e spero che anche per voi ascoltatori sia per così.